Dobbiamo riacquisire centralità, dobbiamo acquisire attrattività e questo percorso, questo incontro di oggi la dice lunga di come il cambiamento sta già iniziando a respirarsi, perché avere relazioni importanti con centri e città che hanno uno sviluppo sicuramente migliore del nostro e che comunque sono vicine, la dicono lunga sul modo di pensare, di avere una visione della città che va al di là dei nostri confini. Quindi Teramo deve riacquisire tutte le sue eccellenze, tutti i suoi valori e riaffermarsi, ma farlo insieme e condividerlo come squadra con città importanti come L'Aquila, Ascoli Piceno, Pescara e comunque altre città con le quali stringeremo rapporti, può significare avere opportunità di sviluppo economico, turistico e anche di identità. Mi ha detto Teramo è una città spenta. Teramo è una città spenta, una città grigia, una città triste. Noi stiamo, torneremo a farla avere i colori, l'entusiasmo, il sorriso, la gioia e l'orgoglio di essere teramani. Questo che dobbiamo risvegliare, perché è il primo ingrediente, sono i primi ingredienti per poter poi costruire una visione di città strategica, importante e moderna. I nostri valori sono improntati su questo, sulla lealtà, sul mantenere le parole date, sull'essere schietti e su non ingannare i cittadini. I cittadini, io sono stato chiamato dai cittadini, rappresento i cittadini devono tornare al centro della nostra città, della nostra politica e soprattutto devono avere risposte concrete sui loro bisogni, cosa che fino ad oggi in questi 5 anni non è mai accaduta. È una città che non ha rappresentanti politici, non ha relazioni importanti con altre città, con altre regioni, è chiusa in Italia, è chiusa in Europa, non ha, è isolata, è una città isolata e questo isolamento purtroppo fa comodo a tutti gli altri, perché una città isolata ovviamente si toglie dal mercato, si toglie dall'economia, si toglie dal turismo e facciamo solo il gioco degli altri. Io glielo ho detto agli amici sindaci, siamo indietro ma stiamo arrivando, arriveremo e poi sarà ancora più bello collaborare.